Un commosso omaggio al sacrificio di un uomo in uniforme che ha deciso di dedicare la sua vita alla tutela della collettività. Si è tenuta questa mattina a Soverato la cerimonia di scopertura di una stele alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, ucciso nelle 91 a 35 anni da un affiliato dell''Ndrangheta durante un servizio di perlustrazione in un posto di blocco. Presente all'inaugurazione del monumento il ministro della difesa Lorenzo Guerini, che si è intrattenuto per alcuni minuti con i familiari del carabiniere, rivolgendo loro la vicinanza e la solidarietà da parte dello Stato. Beh, una bellissima cerimonia e credo che sia la testimonianza del senso di riconoscenza della comunità di Soverato a Renato Lio e la sua solidarietà, la vicinanza alla sua famiglia. Una testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita per affermare i principi di legalità e di giustizia, sprezzante del pericolo, e così come viene realizzato quotidianamente da tanti carabinieri e esponenti delle forze dell'ordine in tutto il nostro paese. Molto toccanti le testimonianze del figlio Alfredo e della moglie Anna, che hanno diffuso un acceso messaggio di speranza. E dopo 29 anni siamo qui appunto a unirci all'intera cittadinanza nel ricordare il significato del sacrificio di mio padre. Per noi è molto importante. Ho anche pensato di perdonare questa persona, quest'uomo, per quello che è stato capace di fare, perché credo sinceramente che chiunque meriti una seconda possibilità. È una speranza per tutti i giovani che passano qui davanti, si soffermano un attimo e riflettono su quella che è, su quella che era la vita di Renato Lio e quello che ha dato per la comunità tutta.